è molto bella. Send a clear transmission. Sì. Ciao a tutti e tutte da Torino, distanti fisicamente ma vicini realmente a tutti coloro che oggi stanno manifestando per uscire dall'economia del profitto e costruire insieme la società della cura. Nonostante la crisi sanitaria, a Torino non è cambiato nulla. Nel corso degli anni molte strutture sanitarie pubbliche sono state smantellate sull'altare dell'austerità e del debito. E quelle che rimangono sono quasi al collasso, mentre i privati stanno facendo affari d'oro. Nonostante questo, si continua a cedere ai poteri forti del sistema Torino. Si continua a privatizzare, si continua la gestione mercantilistica dell'acqua, della sanità e della scuola, si continua a speculare sul suolo con la revisione del piano regolatore. Noi siamo qui perché vogliamo cambiare tutto questo e vogliamo portare le nostre proposte. Lo faremo nell'assemblea che avremo più tardi alle 5 e cominciamo a darvene un'idea adesso. Vi facciamo parlare Enzo Ferrara di Medicina Democratica. Allora, sì, Medicina Democratica è qui in piazza oggi insieme a tante associazioni, comitati, movimenti e anche singole persone per ribadire poche cose ma molto molto importanti. La prima è la solidarietà verso chi in questo momento sta soffrendo per problemi di salute e anche di lavoro. La seconda è per raccogliere una richiesta di partecipazione che è nata spontaneamente e all'inizio è nata con fiducia, ma adesso si sta rivelando come una profonda urgenza per provare a modificare la situazione drammatica nella quale ci siamo trovati. Partiamo dal diritto alla salute, che è un diritto, come specifica la Costituzione, personale e collettivo, un diritto fondamentale, bene della collettività, ed è all'interno di questa visione che questo diritto deve essere mantenuto e salvaguardato attraverso una maggiore attenzione a quelle che sono le relazioni tra le persone e alle relazioni tra le persone e l'ambiente, perché come abbiamo scritto su tutti i nostri cartelli, nessuno si salva da solo e ognuno quando si ammala è curato da qualcun altro. Non abbiamo altre modalità se non quella di socializzare i problemi e unire le lotte. Grazie. Continuiamo con Elisabetta Forni del Centro Studi Sereno Redis. Come la vediamo agire la logica del profitto nei nostri territori e con quali danni? Mi limito a nominare alcuni, i più presenti nell'analisi e nelle azioni a difesa di ambiente, pace e sostenibilità del Centro Studi Sereno Redis. Crisi climatica, ambientale. Torino è la città italiana con l'aria più inquinata, con gravi e documentate conseguenze sulla salute, ma nessuna seria ed efficace politica locale è stata finora adottata. E che dire dell'inquinamento prodotto in Valsusa dal modello Grandi Opere, ossia dai lavori di scavo del tunnel del Tarco? Altro aspetto, crisi economica e occupazionale, quali soluzioni sono state date al declino della città fornista? Grandi eventi, movida, speculazione immobiliare, ora favorita dalle concessioni che il Comune farà ai cosiddetti sviluppatori, revisionando a loro favore il piano regolatore. Boicottaggio del processo di ripubblicizzazione dell'acqua. Lancio di Torino come polo dell'industria e della ricerca nel settore aerospazio e difesa, col coinvolgimento di Leonardo, massima industria italiana di armamenti, e il Politecnico di Torino. Che fare allora? Rifiutiamo di considerare questi settori, così come le grandi opere, la soluzione ai problemi economici del nostro territorio, che hanno bisogno di ben altri interventi di cura, capaci oltretutto di creare molta più occupazione di quanta non ne venga dalle tecnologie di scavo di un tunnel e della produzione di droni per uccidere popolazioni inermi. Continuiamo ora con Paola Balestra del Partito Umanista. Prego. Grazie di questo intervento. Io rappresento in questo momento una delle organizzazioni che lanciò già in marzo questa petizione su Change.org per il commissariamento della sanità piemontese. Questo perché già nel primo lockdown ci furono grandissimi problemi in regione e all'epoca dicevo va bene, forse la nuova giunta soffre dei problemi che hanno
gli altri, invece adesso la cosa si è aggravata ancora di più, quindi ribadiamo con forza il commissariamento della sanità piemontese, vi invitiamo ad andare su sent.org e a firmare questa petizione, perché per noi la società della cura in primo luogo è il diritto ad avere una sanità gratuita e di buon livello per tutti. Grazie.